stai cercando ricette con zucchine, sei nel posto giusto, perché oggi ti farò vedere come preparare uno sformato di zucchine spaziale. Lo sformato di zucchine è una ricetta facile da fare e davvero ideale per questo periodo in cui le zucchine abbondano. È perfetto come secondo piatto e puoi servirlo sia caldo che freddo. Il nostro è cremosissimo e arricchito con un buonissimo pesto fatto in casa. Gli ingredienti utilizzati sono tutti semplici ed economici e come sempre, come tutte le ricette qui sul canale, è senza glutine e senza latte. Prima di cominciare ricorda di lasciare un mi piace a questo video e di iscriverti al canale. In questo modo non ti perderai i prossimi video. Partiamo! Per prima cosa prendiamo 800 g di zucchine, nel mio caso 3 grandi. Le laviamo e rimuoviamo le estremità. Poi le tagliamo verticalmente a fette spesse circa mezzo centimetro. Una volta tagliate le zucchine, le cuociamo su una griglia per pochi minuti, giusto il tempo per farle ammorbidire. Una volta pronte, le rimuoviamo e le mettiamo su un piatto. Ragazzi, se non avete una griglia come questa, non impanicatevi, le zucchine potete tranquillamente cuocerle in padella. Basteranno veramente pochissimi minuti in modo da far ammorbidire le zucchine per poi accorciare i tempi di cottura in forno. Guardate! Ragazzi, nel nostro sformato di zucchine non utilizzeremo il formaggio ovviamente, ma ci prepareremo una buonissima besciamella di riso con praticamente 3 ingredienti. Io metterò tutto in un frullatore in modo da sciogliere i grumi, ma voi potete tranquillamente usare anche un mini pimer o comunque un frullatore a immersione. Andiamo! Quindi versiamo 500 ml di latte di mandorle o soia, 60 g di farina di riso, 2 cucchiai di olio vegetale e del sale. Chiudiamo e azioniamo il frullatore per pochi secondi. Ora versiamo il composto in una casseruola e facciamo addensare a fuoco dolce, mescolando sempre. Una volta pronta, la mettiamo da parte. Adesso ragazzi, ci prepariamo uno dei nostri condimenti che ci sarà all'interno dello sformato ed è un buonissimo pesto. Io lo faccio molto molto semplice con del basilico, della farina di mandorle, dell'olio, dell'aglio e del sale. Se non avete la farina di mandorle, vanno benissimo anche delle mandorle tritate oppure dei pinoli, insomma scegliete la frutta secca che avete in casa o che preferite. Come sempre vado a mettere tutto dentro un frullatore e quindi frullo. Andiamo! Quindi mettiamo nel frullatore 70 g di basilico fresco, uno spicchio d'aglio, 70 g di farina di mandorle, 200 ml di olio vegetale e del sale quanto basta. Copriamo e frulliamo il tutto. Ed ecco pronto il nostro pesto. Ragazzi, ora non ci resta che preparare la nostra carne. Io utilizzerò del tacchino, ma voi potete tranquillamente sostituirlo con un altro tipo di carne a piacere, ok? L'unica cosa che faremo è passarlo in padella per un paio di minuti e poi aggiungiamo anche un po' di besciamella in modo da renderlo un po' più cremoso. Andiamo! Per prima cosa schiacciamo uno spicchio d'aglio e lo tagliamo a pezzetti. Poi lo mettiamo in una padella con un filo d'olio e dopo pochi secondi aggiungiamo anche 400 g di macinato di tacchino. Dopo un paio di minuti aggiungiamo 2-3 cucchiai di besciamella e mescoliamo il tutto. Aggiungiamo anche mezzo bicchiere d'acqua, un cucchiaio di erba cipollina e uno di origano, del sale e facciamo cuocere ancora per qualche minuto. Allora ragazzi, ci siamo, possiamo assemblare il nostro sformato di zucchine, le nostre zucchine sono pronte, anche il nostro tacchino, la besciamella e il pesto, ci siamo.
Allora, la prima cosa che facciamo è prendiamo una pirofila, io ho una pirofila ovale, ma va benissimo anche rettangolare o quadrata, e aggiungiamo un cucchiaio di besciamella sul fondo, ok? E lo spalmiamo in questo modo. Ok, in questo modo le nostre zucchine aderiranno anche meglio alla pirofila e non si bruceranno sotto. Adesso possiamo procedere con il primo strato di zucchine. Siccome io ho la pirofila ovale, dovrò poi tagliare delle zucchine più piccole in modo da aggiustarmi anche ai lati. Ok, poi è molto fondamentale non cuocere troppo le zucchine, basta solo farle ammorbidire leggermente, perché tanto poi le mettiamo in forno, ok? Perché se le cuocete troppo, poi quando le mettete nella pirofila sono troppo morbide, troppo acquose e non sta più insieme lo sformato. Allora, siccome io voglio uno strato, voglio che le zucchine si sentano veramente tanto in questa ricetta, perché appunto è uno sformato di zucchine, farò uno strato doppio di zucchine, ok? Ma voi potete farne anche solo uno, cioè direi che è sufficiente. Fate voi, ne aggiungo magari tre e poi altre piccole a lato. Ok, direi che ci siamo. Adesso possiamo procedere con un altro strato di besciamella. Adesso possiamo anche metterne un po' di più, ok? Già mi sta venendo l'acquolina. Sì, poi c'è un profumo, ragazzi. Le zucchine, che cosa sono le zucchine? Cioè io le mangerei tutti i giorni a qualsiasi ora, anche voi. Commentateci qui sotto se vi piacciono anche a voi le zucchine tanto quanto piacciono a noi. Mettiamone ancora un po', ok. Poi possiamo procedere con uno strato di pesto. Anche qui, ragazzi, abbondate, perché questo pesto è fenomenale, proprio buonissimo. Confermo. Confermo, sì. Voi non l'avete visto, ma in realtà lui ne ha assaggiato un bel po', ecco. Mentre... praticamente ne manca metà di pesto. No, vabbè. Ok, ne metterei ancora un pochetto. Ok, direi che va bene così. Adesso aggiungiamo il nostro tacchino, così, e lo distribuiamo bene sul nostro pesto. Mazza Diana, che acquolina che mi fai venire. Guarda, non, pensa io che lo sto facendo, guarda. Anche qui abbondiamo, perché ne abbiamo tanto di tacchino. Dovrà avanzarci per un altro strato, semplicemente, quindi regolatevi voi, insomma, a occhio. Direi che così basta, ok? Magari ancora un po'... qua negli angoli. Ok, a questo punto, ragazzi, io faccio una cosa che non ho mai fatto prima, cioè aggiungere del lievito secco alimentare in fiocchi. Allora, questo è un prodotto nuovo che sto, diciamo, utilizzando in cucina ultimamente, da poco in realtà. Questo lievito non è un lievito attivo, che infatti c'è scritto lievito in fiocchi inattivato, ok? Ed è semplicemente un insaporitore. Si usa semplicemente per insaporire ulteriormente i piatti. È molto utilizzato infatti anche nella cucina vegana, insomma, per sostituire il formaggio. Noi invece lo utilizziamo per sostituire il pan grattato. Ok, quindi aggiungo proprio una spolverata. In questo modo il nostro sformato non risulterà neanche tanto acquoso, perché comunque poi le zucchine rilasciano un po' di liquido nel forno. Così basta. Ok, questo funge proprio da pan grattato, non dovete stare lì a cuocere magari dei crackers e frullarli, eccetera. Lo trovate in commercio, io l'ho trovato in un supermercato normalissimo, ok? Però anche nei negozi bio si trova. Benissimo, adesso procediamo nello stesso modo per il secondo strato, quindi aggiungiamo le nostre zucchine. Poi, una volta aggiunte le zucchine, procediamo con il nostro strato di besciamella. Anche qui ne aggiungiamo un bel po', ne lasciamo pochissima soltanto per lo strato finale, per la superficie. Aggiungiamo anche il nostro pesto. Ha un profumo questo pesto, ragazzi, ma voi come lo fate? Raccontatemi nei commenti la vostra versione. Come avete visto, la mia è molto 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 semplice. Ovviamente non c'è formaggio, perché noi non lo usiamo. Io a volte aggiungo anche degli spinaci nel pesto, così per renderlo un po' più diverso, per aggiungere anche più ortaggi. Però si possono fare tantissime versioni, raccontatemi la vostra. A questo punto aggiungiamo anche il nostro tacchino. Possiamo proprio aggiungerlo tutto, Ok, ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo quasi. Questo è l'ultimo strato
E adesso finiamo con un po' di besciamella sopra. Poi il pesto avanzato, a me ne è avanzato un po', pochissimo, non tantissimo, lo potete usare per altro, ecco, potete condirci della pasta, di legumi, oppure, non so, della carne. Potete usarlo in tanti modi, oppure le nostre zucchine ripiene con il pesto. E poi finiamo anche con il nostro lievito alimentare, così farà anche una bella crosticina sopra. Poi cosa facciamo, ragazzi? Lo inforniamo soltanto per 15 minuti, appunto per farlo dorare un po' in superficie, e a 200 gradi nel forno statico preriscaldato. Quindi io direi che siamo pronti per infornare. Andiamo! Ragazzi, eccolo qua, il nostro sformato è pronto, l'abbiamo sfornato e io l'ho fatto anche riposare per almeno 15 minuti. Vi consiglio di fare la stessa cosa in modo che poi il vostro sformato, diciamo, si rilassi, tra virgolette, ok? E potete poi tagliarlo e ricavare delle belle, dei bei pezzi, ecco, che non si sfaldino. Allora, tagliamo, dai. Sì, è ancora un po' caldo, quindi vediamo di non ustionarci. Sicuramente se avete una teglia rettangolare è un po' più facile poi tagliare i pezzi e toglierli con una spatola. Ragazzi, io non so, non penso che abbia bisogno di una presentazione questo sformato. Io vi dico solo che il profumo è qualcosa di, non lo so, indescrivibile, qualcosa di spaziale, troppo troppo buono. Ma non lo dico perché l'ho fatto io, Allora, adesso taglio un pezzo, così lo assaggio. È un po' caldo ancora, quindi vabbè, cerchiamo di non ustionarci, dai. L'assaggio, mi dai il via, Alessio? Via l'assaggio, vai. Mamma mia, delizia. Penso sia una delle ricette più buone che abbiamo mai fatto. Non sto scherzando, è troppo buono, cremoso, saporitissimo, il pesto spicca un sacco, troppo troppo buono. Avete visto? Questo è un piatto completo, perché ci sono le zucchine, quindi un ortaggio, c'è anche il basilico, abbiamo un cereale, in questo caso il riso, ma va benissimo anche un legume se non potete usare i cereali, e abbiamo anche il tacchino, che è una carne, un tipo di carne bianca. Quindi ragazzi, se non sapete cosa cucinare, non avete idee, non voglio più sentire non so cosa mangiare, no, non lo voglio più sentire, ok? Scherzo ovviamente, però se non sapete appunto cosa mangiare o comunque non avete idee, ragazzi, questo è un'idea favolosa per il vostro pranzo, piacerà un sacco anche a tutta la vostra famiglia. Allora ragazzi, questo è il nostro sformato di zucchine, e come avete visto una ricetta veramente facile da fare e direi accessibile proprio a tutti. Quindi se questa ricetta vi è piaciuta, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e poi non dimenticatevi che abbiamo creato una playlist estiva tutta dedicata a ricette veloci con poca cottura e la potete trovare qui se cliccate qui. Ragazzi, per oggi io vi saluto e vi aspetto nel prossimo video. Ciao a tutti!